e della coscienza fino in sonno. Una volta si appaluginava davanti al camino, oggi ci si appalugina davanti alla televisione. Oh, io sono... Abba tu, sai che ti dico? Che ci fai? Mi frega un fico. Che era il dì che si arposava. A pensare meglio ai lavori che ad annasse in colamore. In colamore? Che robe! Addio, che era chiaramente il capo. E per, si capiva perché aveva la sua bella vociona, la barba lunga, imponente statura. Ma perché avrebbe dovuto... Le tasse non le avevano ancora inventate, dunque. Ma poi, questa, diciamo, povera Eva, che è stata sempre considerata lei la colpevole per il peccato originale, lei la... D'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida viva quando l'ho toccata, quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vibra, che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembrava un simbolo, l'atroce simbolo della tua malvagità. Devo andare lontano, ma lontano non posso rimanere, e poi il suo bacio che rende vano, la sua perfidia che mi fa piacere, e quando mi divide, vibra, vibra, al braccio di colei, che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembrava un simbolo, l'atroce simbolo della tua malvagità. Madonna, questo povero angelo diffamato. E questo era l'amore, perché non dimentichiamo che il nostro soggetto è l'amore, era l'amore così come l'abbiamo ricostruito attraverso queste canzoncine del Tabarin. Il Tabarin era un locale frequentato dalla high society, il jet set. Insomma, ci si andava con l'abito da sera, gli uomini in frac, era un ambiente di lusso, era quell'ambiente che Petrolini portava in giro quando faceva la satira appunto con il suo Gastone, no? Con un pizzico di perversione e in maniera intellettualoide anche, no? Adesso andiamo a vedere un attimo invece l'amore in campagna. Abbiamo visto quello del mondo della borghesia, degli ambienti socialmente più elevati, vediamo quelli della gente più semplice, delle campagne, del mondo popolare. Andiamo appunto alla campagna. Altro che se si viveva l'amore intensamente, in maniera molto naturale, senza tanti arzigogoli, per dire, no? Non c'era bisogno di perversioni o okay, che, perché era a fior di pelle, stando a contatto con la natura, è diverso. Per esempio il vocabolario, ecco, le espressioni. Quando noi altri oggi diciamo fa l'amore, sappiamo tutti che cosa intendiamo dire. Ma nel mondo rurale, contadino di una volta, non era così. Vogliamo vedere che cosa voleva dire fare l'amore? Se uno diceva, la Tonina fa l'amore con Biribì, che voleva dire? Titolo, il fa l'amore. Spiccata la giubba da chiodo, alla sua mamma che gli diceva, dov'è? A fa l'amore, rispondeva, e usciva. Faceva 3 chilometri fino alla casa della Bella, girava il saliscendi e, scusate l'incomodo, per carità accomodatevi, diceva la mamma Delia, e lo faceva sedere sul cantone del fuoco. Il grande baffone color stoppa e il mal della vecchia, ovvero sia il morbo di Parkinson nella versione tremolante, che mangiava i bocconotti e si rinfilava tutti sui baffi. Lia cugiva il 12-12-12, 12 fodette, 12 asciugamani, 12 lenzuoli, che avevano cominciato dalle Moniche a 11 anni. E ormai era ora che finiva. La mamma di Lia rilocava.